Ciao, sono Renato Zanella, digital marketer freelance, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a Naples, Florida, alla costa ovest della Florida, e inizieremo quello che è un video particolare che non farà bene alla mia dieta, ovvero 15 giorni di fast food dove andremo a provare McDonald's, i classici, quindi McDonald's, Burger King, ma magari anche qualcosa di un po' più ricercato come In-N-Out, Chipotle. Quello che troviamo proviamo. Diamo ufficialmente il via a questo video partendo dal posto più tipico e famoso del mondo, ovvero McDonald's. Ok, allora, triplo cheeseburger da 540 calorie, acqua gratis e l'hamburger un po' più piccino. Totale della spesa $4.69. Ok, quindi abbiamo ordinato due panini e l'acqua. Allora, primo panino, secondo panino. Qua sono più piccoli rispetto a quelli italiani. Aneddoto, in America se prendete il bicchiere per l'acqua è gratis, quindi potete bere tutta l'acqua che volete gratis. Primo panino, doppio hamburger. McDonald's, nulla di innovativo, l'avete già mangiato tutti mille volte. Nel frattempo vi faccio vedere il next level del nomadismo digitale: fare call direttamente al McDonald's. Vado a prendermi qualcos'altro. Il problema è che hanno le calorie segnate, quindi vedere tutte quelle calorie mi fanno l'ansia. Ok, sono arrivati i miei amati 6 nuggets con ketchup. Classici nuggets di pollo McDonald's, famosi in tutto il mondo. Ketchup messo e mangiamo. Ci vediamo al prossimo fast food. Dove andiamo a mangiare oggi? Da Hooters. Seconda tappa di questo tour degli street food americani. Siamo da Hooters, che è diventato famoso non tanto per il cibo ma per altre caratteristiche. Adesso scegliamo cosa mangiare. Ok, ho preso le alette con la salsa barbecue. Yeah, thank you. Cosa hai ordinato? Bella domanda. No, in teoria fish sandwich, una cosa del genere. Davvero, ho preso una lemonade dolcissima, che poi come sempre in America, quando ordinate da bere potete fare poi il refill e riempirlo quante volte volete. Era buono il vostro? Sì, dai, non male. Era buono. Quindi ho preso queste alette di pollo con la salsa barbecue, che adesso andiamo a testare, senza osso. Ci stanno, niente di clamoroso. Ragazzi, io vado avanti a mangiare le alette. Ci vediamo al prossimo fast food. Alla fine, voto complessivo di Hooters. Veniteci per l'experience, per le cameriere. Cibo nella norma, però il pollo buono ci sta. Al prossimo, ciao. Terza tappa degli street food americani. Tappa obbligatoria, Starbucks. Siamo qui a Fort Myers. Una piccola sosta di merenda mattiniera. Io ho preso una focaccia e anche Riccardo con spinaci, feta e uova. Quindi una colazione, non è una cosa tipica da Starbucks. E un tè caldo, tè verde, non mi piace il caffè. Pippo aveva preso un caffè freddo. Adesso assaggiamo questa cosa per provare una cosa diversa. Tanto Starbucks lo conoscete già tutti. Ci sta. Poi ci spostiamo a Sarasota. Oggi mangeremo probabilmente per strada in un altro street food Sarasota e vedremo lì cosa andremo a esplorare e scoprire. L'idea è provarli tutti, sia quelli più popolari che quelli meno popolari. Quindi Starbucks sicuramente è uno dei popolarissimi come McDonald's. Hooters già più ricercato. I prossimi tireremo fuori anche qualche chicchetta nuova. Vediamo. Ok, ora è il mio turno. Vado di Smoke Shack Double. Sì, double, claro. Da bere andiamo di lemonade e ci siamo. Ok, $13.58, vamos. Ho fatto l'errore con l'ordine, si è bloccato tutto, tipo la carta. Mi sono arrivati 3 panini così. Adesso arriva il terzo, sono andato a prenderlo. Più le patatine, tipo 4500 calorie e €50. Ma non importa, perché è il mio posto preferito. E mangerò tutto, mi aiuteranno loro. Partiamo! Raga, Shake Shack è di un altro pianeta, come sempre. Due hamburger, tra l'altro ho tipo 6 hamburger in tutto a mangiare, peperoni per tutti, peperoncini. Che buono. McDonald's, spostati. Una caratteristica di Shake Shack sono le patatine zig zag. E c'è sempre la sfida se sono meglio le patatine di Shake Shack o quelle di In-N-Out. Commenta il tuo avvocato, fa vedere quello con l'avvocato. Panino avvocato. Super provato perché è diverso dai soliti fast food, quindi buonissimo. Da venire se si viene in America. Adesso assaggiamo le patatine. È arrivato il momento del secondo panino. Il terzo forse riesco a farmelo rimborsare, vediamo. Intanto mangiamo il secondo. È quello uguale a quello di prima, tra l'altro. Raga, è proprio vero che le cose belle della vita iniziano tutte per F. Food, fitness, fatturare. Me ne vengono in mente altre.
Ci vediamo fra qualche giorno, perché non mangio per qualche giorno. Ciao. E prima di lasciare Sarasota, tappa in un altro dei classicissimi fast food americani, Dunkin' Donuts. Se lo conoscete, le famose ciambelle alla Homer Simpson. Io ho preso cioccolato e praline. Guardate che roba super, super, super. Adesso vieni qua vicino a me, dai, così lo mangiamo. Ne ho preso tutte diverse. Tutte diverse, allora fate vedere le vostre, dai. Cosa hai preso tu? Io ho preso quella alla fragola. La fragola. Tu cosa hai preso? Io vaniglia. Assaggiamo. Queste sono le classiche cose americane, guardate che roba. Oh. Buona, è dolcissima però. È dolcissimissimissimissimissimissima, però è buona, eh. Questa ha tipo 270 calorie. C'è così tanto sapore che proprio ti riempie la bocca, mamma mia. Raga, c'è pese. Direttamente da BDG City. Bassanese nel mondo. E siamo tornati dentro da Dunkin' Donuts, seconda ciambella della giornata. Ok, seconda ciambella della giornata. Sembra tipo un Kraken. Ancora più zucchero di quella prima. Quella? Sì. Sa da mela almeno. Ed eccoci qua, altra tappa, altro pasto, questa volta chicken fillet. Siamo a Orlando. Io ho preso quello che è il loro panino più caratteristico. E anche le patatine a waffle, tipiche loro. È la prima volta che vengo qui, tra l'altro. Faccio vedere prima il panino. Classico panino, semplicissimo, al pollo. È un po' il competitor chicken fillet di KFC. Oggi proviamo chicken fillet, KFC già lo conosco. Vediamo un po' com'è. Assaggiamo. Quello sta buono, fritto è buono. Io ho preso la Sprite, ho sgarrato stavolta. C'è anche il cetriolo. Le patatine sono la morte, sono stra buone queste. E assaggiamo quella che è un po' la caratteristica appunto di chicken fillet, che sono queste patatine waffle french fries. Sono stra buone. Mi piacciono. Qualità di panini molto molto easy, però a livello di qualità del pollo era buono, tanto buono. Ho ancora fame e dobbiamo andare da Wendy a mangiare. Conosciuta prima su Tinder. Allora, ci sta balenando l'idea di fare un secondo pranzo, questa volta da Wendy's. Comunque siamo appena arrivati a Orlando, sempre in Florida, da Tampa. Se vi stanno piacendo i video della Florida, mettete un like e iscrivetevi al canale, anche perché uscirà il video con il tour completo della Florida, che sarà fighissimo, perché non c'è solo cibo, perché abbiamo anche visto qualcosa in queste due settimane in Florida. Quindi se vi sta piacendo il video, like e iscrivetevi. Qui c'è Chick-fil-A. Allora, per fortuna che possiamo camminare un po' per andare da Wendy, così ci torna fame, infatti siamo già arrivati da Wendy's. Tra l'altro il menù di Wendy's è infinito, ragazzi, cioè guardate i panini che ci sono. Noi scegliamo il... abbiamo appena mangiato pollo, quindi andiamo di manzo, prendiamo un nugget di questo. Sì, guarda che bello. E ci aggiungo anche 4 nuggets piccanti. Cosa hai ordinato? Io ho un bacon double stock. Ed eccoci qui da Wendy's, dove io e il buon Riccardo, che non doveva mangiare, in realtà abbiamo deciso di smezzare. Tra l'altro il tipo ha fatto un errore, perché ho pagato un panino e me ne ha dati due. Secondo me solo perché ha visto che vi la fotocamera. Ah, e tra l'altro ho preso anche i nuggets piccanti. Assaggiamo i nuggets prima, partiamo dall'antipastino. Chi vuole assaggiare un nuggets piccante? Vai. Com'è? Buono. È un po' piccante, eh? Un po' picca. Sale dopo, Sali. Faccio l'ugazzo. Io e il buon Kema abbiamo deciso di smezzare. Siccome io ho preso questa bomba calorica da 800 calorie. Guarda che roba, oh, guarda che roba. Facciamo metà. Voglio farci anche la foto a questi. Intanto mangiamo quello che ci siamo smezzati con Kema, un po' più semplice, un po' più classico. Comunque è buono anche questo panino qua. Molto, molto sporco. Tanto abbiamo fatto la palestra 2 giorni di fila, quindi ce lo meritiamo. Shake Shack vince sempre per ora. Un hamburger. Ok, mangiamo anche il secondo offerto per sbaglio. Per non farci mancare nulla, doppio hamburger. Stasera non mangio. Stasera aria. E acqua. No. Oh. Beh, ma... devo ancora finire il mio. Proprio vomitare. Vabbè, ragazzi, ci vediamo al prossimo fast food. Noi andiamo a smaltire un po'. Ed eccoci qui, prossimo nuovo fast food. Siamo a Popeye e siamo arrivati a Fort Pierce, che è la nuova destinazione di questa tappa. Da Orlando siamo arrivati appunto a Fort Pierce. Da bere ho preso questa cosa giallo fluo, di dubbia provenienza, non so cosa sia. Mentre per mangiare, qua abbiamo la borsetta di Popeye, che è questo brand che mi ispirava sempre, specializzato nel pollo. E voilà, guardate che robetta.
E qui sono andato di pollo con le patatine. Mi sono fatto consigliare da loro quello che era il loro piatto tipico, perché non li conoscevo, quindi ho preso un po' il cavallo di battaglia. Ormai siamo degli esperti di fast food americani. Il costo complessivo di tutto questo pasto è tipo di 11 dollari e qualcosa. Le patatine ci sono e c'è il pollo. Le patatine buone, sembrano quelle che abbiamo mangiato a Orlando ieri sera vedendo la partita. Sono patatine che sanno tipo un po' di impanatura. Buone. Quello sono tre pezzi, c'ho una coscia, un'ala e un altro pezzo impanato, bello fritto, bello healthy. Proviamo. È buono, eh? È comunque un fast food, è comunque fritto, ma è forse il meno unto che abbiamo mai mangiato. Cosa stai mangiando? E adesso un mac and cheese, che non ho ben capito cosa sia, ma è buono. E poi un paninetto bello unto al pollo. Guarda io che cosa ho preso. Pensavo di aver preso un panino. Questo è tipo seafood, ma non so neanche io cosa sia. Effettivamente in un posto specializzato in pollo è un'ottima mossa prendere pesce. Gamberetti comunque. Sì. Non posso già ne uno. Facciamo un gambero fritto di Filippo. Che fanno? No, è buonino. Ci stavamo domandando una cosa. Cioè in tutti i fast food d'America mettono il cetriolo in tutti i cazzo di panini. Ma a voi il cetriolo piace, a me fa cagare. Comunque il pollo è buono, veramente buono, guarda che bello. Ci vediamo al prossimo fast food. E in direzione Miami, tappa a Fort Lauderdale. E siamo venuti a mangiare da Chipotle. E siamo arrivati in quello che è il mio fast food preferito d'America, ovvero Chipotle. Qui cosa si mangia? Qui cibo messicano. Nonostante arriviamo da un mese in Messico, io ho preso una bowl e ci ho messo brown rice, guacamole, pomodoro, pollo, fagioli neri e formaggio. Assaggiamo, assaggiamo. È sempre il mio preferito. Com'è Chicos? Buono. È buonissimo. Secondo me Chipotle per qualità e prezzo resta sempre il numero uno. Scoperto in America la prima volta con Zia Angie, resta sempre il mio preferito. Ok, ci siamo spostati fuori a finirlo, sempre qua con il mio Chipotle. 10,86 dollari, pasto più bibita. È sicuramente il fast food più sano, tra i più sani, ed è anche secondo me il più buono. Per ora nella mia classifica top 3 dei fast food americani, contando experience, cibo, eccetera, c'è sicuramente Chipotle, Shake Shack e Hooters. Hooters per la qualità del cibo, immagino. E pranzo terminato, Chipotle è sempre la migliore soluzione. Adesso ci dirigiamo verso l'ultima meta di questo tour, ovvero Miami. Appena arrivati a Miami, come si fa a non dare il benvenuto a Miami se non con un fast food? Questa sera siamo da Five Guys, che a me piace perché a differenza di tutti gli altri il panino te lo fanno al momento dalla A alla Z, quindi la qualità è molto buona. Io ho preso una hot dog questa volta per cambiare, prendere qualcosa di diverso, con l'acqua. Da notare che l'acqua costa più della Coca-Cola. Ok, facciamo l'unboxing. Io ho l'hot dog che sto dando sulla carta alluminio. Questa è una cosa che non mi piace tanto di Five Guys. E le patatine, che raga, io le ho già mangiate altre volte. Forse sono le più buone o tra le più buone degli fast food. Costa tanto però. Five Guys costa tanto. Patatine, acqua e un hot dog, ho speso 19 dollari. Raga, assaggiamo anche l'hot dog. Bacon cheese hot dog, cioè quindi dovrebbe essere tipo... Allora, questo è il nostro bacon and cheese hot dog. Che adesso lo assaggiamo. Così, primo impatto, cioè ispira, ma se pensate che è un panino da 9 euro, assaggiamo. È buono. Però è un hot dog. Costa troppo. L'oro liquido. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro fast food preferito d'America. Io il mio ce l'ho. Ed è Shake Shack. Nel frattempo anche Filippo si appresta a scartare il panino regalo. Bacon burger, piccolino. Hai ordinato quello che volevi stavolta? Stavolta sì, sono contento. No, le patatine no, ragazzi. Patatine no, ma perché non capisco l'inglese, quindi è un po' un problema. Però vabbè, dai, sono contento. Ed è molto buono. Ultima sera in quel di Miami e chiudiamo anche Miami Food Tour. Abbiamo provato un sacco di fast food, il nostro preferito in assoluto è stato Shake Shack. Allora, l'ultima sera siamo entrati proprio da Shake Shack, questa sera panino col pollo e pezzettini di pollo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e ci vediamo prossimamente sempre su YouTube. Salutate amici. Ciao. Ciao, saluta anche la mamma. 10 kg in più. Ciao mamma. Buona giornata. Ma che fa?